Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Re Maxi Talcase. Oggi mi trovo in Borgo San Donato, Sabaudia, e vi presento la Villa Sunset. È una villa, una porzione di quadri familiare su tre livelli, la particolarità è proprio questa, con un grande giardino. Lo spazio esterno sono circa 255 metri tra questo giardino in parte pavimentato e in parte verde, il portico e poi un balcone sopra. Villa Sunset perché l'appartamento e la villa ha un'esposizione ad ovest, sud-ovest e nord-ovest, e si godono veramente piacevoli tramonti. E la cosa positiva di questo borgo è che a 2 minuti a piedi sono bar, farmacie e i servizi di prima necessità. Ecco la triangolazione del giardino, qui saliamo verso il portico, che sicuramente è una zona che si può sfruttare sicuramente per dei pranzi, essendo anche parzialmente coperta. Eccola, faccio la parte del giardino. Quindi, come dicevo, sono tre livelli. A questo primo livello, dove c'è l'ingresso principale, eccoci qui, c'è questa zona giorno. Come vedete, è un immobile molto luminoso. C'è questa zona giorno con angolo cottura, scala che porta ai piani sopra. Bagno del piano finestrato e c'è il piano sotto, che è la cosa più particolare perché tra le altre soluzioni che oggi sono in vendita sono tutte un pochino più piccoline perché non hanno questo piano sotto, che attualmente è utilizzato come sala hobby, diciamo, stanza per ascoltare la musica, per pranzi e cene con più persone, però potrebbero essere, grazie anche a quelle finestre a bocche di lupo, con tutta un'intercapedine che gira intorno, quindi rende anche questo ambiente molto asciutto, potrebbe essere un ambiente per fare delle, per esempio, altre due camere da letto o sfruttarlo a seconda delle necessità. Sicuramente i due punti di forza di questo piano, oltre il fatto che c'è tutta un'intercapedine intorno e quindi combatte quella che potrebbe essere un'umidità dei piani seminterrati, sono che c'è un ingresso diretto, che è questo qui, con una porta blindata inferiore e zanzariera che porta nel giardino, e poi un bagno al piano. Infatti la cosa positiva, un bagno con sanitari e doccia. La cosa positiva di questa villa è che ci sono tre livelli, su tutti e tre i livelli ci sono i bagni e tutti e tre i bagni sono completi e finestrati. Ritorniamo al piano in mezzo. Eccoci qui. Ecco la triangolazione della sala. E vi porto al piano superiore, dove ci sono due camere da letto e appunto il bagno e il balcone. Le scale sono molto comode, sono in legno, la costruzione è una costruzione del 2006, quindi abbastanza recente. Ecco qui il bagno, sempre completo, in questo caso c'è la vasca. Camera da letto matrimoniale, comoda. E altra camera da letto. Vi accompagno fuori, per farvi vedere anche l'affaccio. Tutti gli infissi sono in legno doppio vetro. Ecco qui l'ampiezza del balcone, questa è via Migliara, lì ci sono le prime attività, c'è una trattoria, un forno, c'è il bar. E quella è l'esposizione a ovest, da cui si vedono bellissimi tramonti e per questo proprio si chiama Villa Sunset. Quindi per qualsiasi esigenza e ulteriori informazioni contattate i miei recapiti che sono sulla destra, vi riaccompagno sotto e vi ricapitolo la villa. 250 metri esterni tra giardino, portico e balcone e circa 110 metri interni calpestabili con un soggiorno, con angolo cottura e bagno al piano terra, grande sala hobby sotto con un altro bagno e al primo piano due camere con un altro bagno. Se è la villa che stai cercando, contattami senza impegni. Sarò felice di accompagnarti in questa tua nuova casa. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi.